Professore Franz Riccobono, qui per Terra Emigrante, un apporto notevole suo, visto che si tratta di uno storico e anche di un cultore della cultura, diciamo, di Messina. Sì, della storia del territorio, e quindi l'emigrazione, ahimè, è stato un momento tragico per certi aspetti, che è durato parecchi decenni e che si viene a creare a seguito dell'Unità d'Italia. Perché la Sicilia per millenni è stata terra in cui venivano popolazioni per stabilirsi in Sicilia, quindi di immigrazione. Dopo l'Unità d'Italia, per tutta una serie di circostanze di carattere politico ed economico, i siciliani per la prima volta emigrano, ma per millenni erano stati, accoglievano, la Sicilia era una terra che accoglieva chi veniva da fuori, dai greci in epoca archeologica, ma poi i normanni, gli svevi, gli angioini, tante popolazioni d'Europa sceglievano la Sicilia come terra in cui stabilirsi. Dopo l'unità, ahimè, inizia questo fenomeno tragico dell'emigrazione provocato dal dissesto economico che consegue appunto a questa unificazione che per noi è stata penalizzante. Tornando a terremoto di Messina, quel famoso 28 dicembre, ha cancellato più di 50.000 persone, ma ha cancellato anche tanta cultura. Sì, diciamo che in queste cifre roboanti vanno compresi circa 15.000 messinesi che a seguito del terremoto emigrano e quindi vengono considerati come dispersi, come morti, ma in realtà il numero dei morti è relativamente minore, anche se esorbitante. A seguito del terremoto le condizioni di vita nella città, che erano insostenibili, perché mi raccontavano dei sopravvissuti che d'estate c'erano 20 centimetri di polvere nelle strade e d'inverno 20 centimetri di fango, perché tutte le macerie avevano provocato questa situazione che durò per decenni, quindi una difficoltà a proseguire nelle attività che comportò l'emigrazione verso le Americhe, verso America settentrionale e meridionale, di una grande quantità di abitanti non solo della città ma poi successivamente anche di ambito provinciale. La famosa valigia di cartone. Purtroppo sì, perché anche se bisogna dire che le condizioni in cui avveniva questo trasferimento di uomini e cose era diverso da quello che si può immaginare vedendo il fenomeno attuale di immigrazione di popolazioni provenienti da paesi, ahimè, sottosviluppati. Gli emigranti italiani venivano selezionati attraverso tutta una serie di cesure che andavano da quelle di carattere sanitario a quelle di carattere economico, perché dovevano avere la chiamata, dovevano essere richiamati da un italiano già residente nello Stato in cui si recavano, e quindi avevano tutta una serie di garanzie, diciamo così. Vi era un'organizzazione che assisteva nella prima fase di emigrazione queste popolazioni che erano sprovvedute, non conoscevano la lingua, avevano modesti mezzi, però la differenza sostanziale è che andavano in un paese in via di sviluppo, in un paese più o meno spopolato, regioni sconfinate, se consideriamo il Brasile per esempio, l'Argentina, per non dire dell'Australia, mentre il fenomeno migratorio che noi vediamo ogni giorno, in Sicilia in particolare, vede lo spostamento di popolazioni provenienti da paesi arretrati in territori fortemente antropizzati e che hanno una cultura radicatissima, e quindi la difficoltà di adeguarsi alle nuove condizioni di vita da parte di queste popolazioni e quindi i problemi che ne conseguono. E soprattutto molti dei nostri emigranti sono riusciti a fare fortuna. Sì, ma perché partivano da una terra che aveva espresso il massimo della cultura occidentale e andavano in territori quasi selvaggi o spopolati, e quindi la possibilità attraverso le capacità che queste
popolazioni avevano in sé nel DNA di realizzare delle fortune. Molti nella prima migrazione tornano in madrepatria, ritornano in Sicilia, molti degli emigrati del primo Novecento ritornano ricchi e arricchiscono anche il nostro territorio per certi versi.